Bene, credo che possiamo iniziare. Buonasera a tutti, è un piacere per me introdurvi oggi il professor Novellino, professore ordinario di chimica farmaceutica all'Università di Napoli. Il curriculum del professor Novellino è quanto mai ampio, quindi mi ha raccomandato di essere breve. Allora, sintetizzando i punti principali, ricordo solo, riguardo alla sua attività scientifica, che è autore di oltre 300 lavori scientifici, è membro dell'editorial board di molte riviste internazionali, ha avuto ed ha tuttora molte collaborazioni nazionali e internazionali. Vanta ovviamente diversi premi e riconoscimenti, mi piace ricordare anche gli inviti a prestigiosi meeting internazionali come le Gordon Conferences. Ed è direttore di dipartimento, è stato preside di facoltà, è presidente della conferenza dei presidi delle facoltà di farmacia, è direttore di un centro interdipartimentale presso la sua università. Dal 2007 è membro del Consiglio Universitario Nazionale come ordinario dell'area chimica ed è stato per diversi anni anche membro della commissione di valutazione dei progetti di interesse nazionale. Riguardo la sua carriera che si è svolta ovviamente nell'Università Italiana, ha trascorso però anche lunghi periodi all'estero, mi piace ricordare soprattutto gli Stati Uniti, Germania e Svizzera. Inoltre, come molti, soprattutto dei ragazzi, sanno, quest'anno il professor Novellino è stato qui da noi titolare di un corso, i principi di chimica farmaceutica, e visto il successo unanime decretato dagli studenti, verrà invitato anche per l'anno prossimo a tenere lo stesso corso. Quindi è un piacere per me introdurlo e do a lui la parola per questo interessante seminario. Grazie Giuseppe, benvenuti a tutti. Non vi parlerò di chimica farmaceutica oggi, affronteremo tutt'altro argomento e come in tutte le storie vi voglio leggere questo prologo perché riassume un po' tutto quello che diremo e vi dà anche una chiave di lettura per quella che sarà l'evoluzione poi del mio dire. Allora, il pensiero, i sentimenti sono stati da sempre considerati attività superiori proprie dell'intelletto e non assimilabili a quelle funzioni della vita di relazione o vegetativa. Gli antichi greci e romani le consideravano attività precipue degli dèi che poi potevano riversarle a condizionare gli esseri umani, tanto che tutti i sentimenti ed i comportamenti umani venivano considerati come l'espressione di un volere o dell'influenza di un particolare Dio. Così Venere era la dea dell'amore, Marte il dio della guerra, Bacco il dio dell'euforia e delle passioni esuberanti. Successivamente si è ritenuto che i comportamenti fossero l'estrinsecazione di processi evolutivi mentali condizionati dalle tradizioni ed influenzate dalle consuetudini della società in cui si viveva. Mai nessuno poteva ritenere che essi fossero il risultato di interazioni chimiche a livello cerebrale. Ma è proprio così? Esistono davvero i sentimenti quali l'amore e la passione, così come noi li conosciamo, o sono anch'essi il frutto di processi biochimici? Ed in questo caso gli effetti della chimica dell'amore? Quando non esistevano i mezzi di comunicazione che esistono oggi, le cose venivano trasferite da una persona all'altra attraverso dei racconti. Quando non esisteva la televisione, praticamente, ci si riuniva la sera in più persone e c'era sempre la persona più anziana che cominciava a raccontare qualcosa e raccontava di storie più o meno fantastiche, perché chiaramente doveva mantenere viva l'attenzione dell'uditorio, ma queste storie avevano sempre un contenuto e volevano soprattutto trasmettere un messaggio a chi le ascoltava. Nasce così il
il mito praticamente, che narra di storie fantastiche nelle quali agiscono insieme esseri mortali ed immortali, eroi e semidei, animali più o meno immaginari, esseri dall'aspetto in parte umano e in parte animale, forze della natura personificate. Non sono semplici favole, ma racconti trasmessi in origine oralmente, sedimentati nella memoria di tutti. E chiaramente queste favole erano indirizzate ai bambini ed avevano un determinato contenuto, però queste narrazioni erano indirizzate anche agli adulti e quindi avevano un contenuto completamente diverso. Tant'è vero che possiamo parlare che le storie del mito sessuale rappresentano praticamente favole per adulti, mentre le storie del mito che una volta si raccontavano Biancaneve, Cappuccetto Rosso e quant'altro, rappresentavano praticamente favole per i bambini, ma entrambi avevano un significato, entrambi volevano trasmettere un messaggio. E tenete conto che via via che la società cresceva come età, il mito dell'importanza della sessualità acquisiva sempre maggiore importanza all'interno della società stessa e diventava praticamente un punto di realizzazione delle persone stesse. Tant'è vero che senza di esse la vita non era vissuta pienamente e la persona praticamente non poteva assurgere a quella che era la normalità. Ricordo un episodio che mi è stato raccontato quando esisteva la leva militare, quindi diciamo un po' di anni fa, che le persone che andavano alla leva e venivano riformate, no? Erano persone che praticamente difficilmente erano persone considerabili normali e difficilmente riuscivano a crearsi una famiglia. Perché? Perché c'era un proverbio che diceva: se non sei buono per il re, non sei buono neppure per me. Cioè, questo per far capire praticamente come questo significasse un qualcosa. Ed il mito praticamente è quello che ha trasferito lungo gli anni della storia la tradizione, ha trasferito quello che volevano essere un insegnamento inviato a tutte quante le persone, tant'è vero che i mitografi sono persone eccellentissime, molto note. E le storie sul mito praticamente ricordano poemi quali l'Iliade, l'Odissea, una serie di poemi che stanno indicati qui, che tuttora oggi ancora leggiamo, che tuttora oggi ancora studiamo, e cercheremo anche di capirne qual era il loro significato e qual era il messaggio che essi volevano trasferire attraverso questi poemi. Ritorniamo al discorso delle facce della sessualità, praticamente. E che cosa notiamo, praticamente? Facendo un paragone fra quello che era la sessualità vista nel mondo classico e quella che è la sessualità vista nel mondo moderno, noi troviamo che quei personaggi, quelle popolazioni, quei popoli sentivano determinati sentimenti, avevano determinate percezioni, ma non riuscendo a razionalizzarle e a darne una ragione, dicevano: io intanto mi sento così, intanto provo questo, perché c'è un qualcosa di sovrannaturale, di non controllabile da me, che mi spinge ad agire in questo modo, che mi spinge a sentire queste determinate cose. E quindi, per quel che riguarda i sentimenti, esistevano quattro dei: Eros, Priapo, Pan e Dioniso, praticamente. Oggi la sessualità è molto molto più sfaccettata, non c'è tutta questa introspezione e praticamente Eros rappresentava il dio dell'amore,
rappresentava il sesso inteso come sentimento amoroso ed era rappresentato da un Dio che scagliava frecce infallibili a cui nessuno poteva rimanere indifferente perché il sentimento dell'amore colpiva qualsiasi persona. Queste frecce potevano essere frecce d'oro che facevano innamorare, frecce di ferro che invece inducevano alla repulsione. Eros era considerato come un bimbo capriccioso, come un Dio che tirava giochi mancini a chi meno se le aspettava, e l'amore poteva ed Eros poteva colpire in qualsiasi momento e qualsiasi persona, perché era immaginato come un Dio con gli occhi bendati che scagliava queste frecce, e queste frecce poi colpivano chiunque potessero incontrare sul loro cammino. Bene, oggi nel mondo occidentale è rimasta solo la figura di Eros, mentre nel mondo classico esistevano altre figure, quale Pan, Priapo e Dioniso. Vediamole. Pan che cosa rappresentava? Rappresentava il volto duro della sessualità, l'aggressività sessuale, l'animalità, la lussuria. Tenete conto che oggi noi non parliamo di queste cose perché? Perché poi è intervenuto il cristianesimo, è intervenuta la Chiesa, per cui determinati argomenti erano tabù e non si poteva parlare di questi argomenti. Nel mondo antico invece queste cose erano sentite, erano analizzate e anch'esse erano legate praticamente all'influenza di un dio. Pan era un dio musico e bucolico, chiamava il silenzio delle ore meridiane, rappresentava la sessualità pura, aveva una vita sessuale intensa ed inesauribile, si infiammava d'amore per femmine e per maschi, dando la caccia a ninfe e pastori, e non sempre le ninfe rispondevano positivamente alle sue avance, e molte utilizzavano degli stratagemmi per sfuggire praticamente alle avance di Pan. E quando Pan non riusciva a ottenere il consenso di una determinata ninfa, come il caso per esempio di Siringa che si tramuta in una canna, allora lui, pur di possederla, con questa canna forma uno strumento musicale e quando è solo praticamente suona questo strumento col pensiero praticamente che esso apparteneva o derivava da Siringa. Come pure un'altra faccia della sessualità era quella della potenza maschile, rappresentata da Priapo. Priapo è la caricatura di Eros, è l'opposto di Eros. Priapo rappresenta l'identità maschile, la salute e la forza, la difesa contro il negativo, è un simbolo apotropaico praticamente, no? Dioniso invece, alla fine, Dioniso è il dio della passione senza limiti e senza controllo, l'irrazionalità primitiva, è il dio della vegetazione, il dio della fecondità, è il dio praticamente dell'esuberante passione, ed egli simboleggia, attenzione, la rottura dai vincoli repressivi dell'inibizione, rappresenta l'euforia, l'ebbrezza che coglie tutte quante le persone quando cominciano a rapportarsi l'una con l'altra praticamente. Quindi che cosa abbiamo praticamente? Abbiamo due facce della sessualità, una faccia ammissibile, un lato chiaro rappresentato da Eros, invece un lato oscuro rappresentato da Pan, da Priapo e da Dioniso praticamente. Oggi di queste facce praticamente, per le problematiche che vi dicevo prima, è rimasta nel mondo occidentale solo Eros, mentre queste altre tre facce, che pure esistono e coesistono, vengono sottaciute, ognuno le analizza da sé praticamente. Per cui abbiamo che Eros rappresentano i sentimenti della fanciullezza,
Pan, i sentimenti della maturità. Eros rappresenta l'ingenuità e l'innocenza, Pan rappresenta la colpa e il peccato, motivo per cui queste cose non si possono dire, devono essere sottaciute, devono essere vissute interiormente. Pan rappresenta la durezza senza ambiguità, Pan rappresenta la forza che chiude in se stesso, mentre Eros è la forza che apre al rapporto con tutte quante le altre persone. Allora, a questo punto, definite queste influenze, definiti questi sentimenti o questi modi di sentire sotto l'aspetto l'influenza di determinati dei, vediamo adesso qual è il posizionamento nella società e nel comportamento di un dio come Zeus e di un uomo come Ulisse, praticamente, per rappresentare i due mondi. Quindi vediamo questi due archetipi, li mettiamo a confronto nel modo di comportarsi, nel modo di pensare, nel modo di agire. Zeus, chiaramente, è il signore dell'Olimpo, è il re degli dei, può prendere, può volere tutto ciò che vuole, praticamente. Zeus è il marito infedele, è l'uomo dagli innumerevoli amori, e ha chiamato tante di quelle donne che è impossibile raccontare tutte le sue storie ed è anche difficile enumerare il numero di donne che lui ha posseduto, praticamente. Ha avuto 3 mogli, ha avuto un numero innumerevoli di amanti, ha avuto un numero elevato anche di figli, qui ne sono riportati solo alcuni, ma il numero dei figli che lui ha avuto è veramente notevole. Cioè Zeus rappresenta praticamente la potenza, la capacità di poter volere tutto grazie al fascino del suo potere, o a volte, pensate come si sminuisce la figura di questo re degli dei, praticamente ricorrendo anche a trucchi o inganni, quindi come diventa praticamente umano a un certo punto questo tipo di figura di fronte a quello che è l'amore. L'Eide e il Cigno sono una delle persone che Zeus ha conquistato con l'inganno. Europa e il Toro è un'altra delle persone che è riuscita ad avere con l'inganno. Danae è la pioggia d'oro, rappresenta un'altra ninfa che lui ha potuto possedere con l'inganno. Io è la sacerdotessa di Era, quindi Era è la moglie, che era stata posta a guardia del tempio di Era sul monte Eubia e che Zeus riesce a possedere cambiando, invertendo il giorno con la notte, quindi approfittando di questo fatto. Infine, anche Ganimede, che era il più bello dei mortali, diventa preda di Zeus, del volere di Zeus, tant'è vero che lui lo trasforma in coppiere degli dei e risiede sull'Olimpo. Vediamo adesso un uomo praticamente a questo punto, Ulisse. Ulisse lo conosciamo, poi lo approfondiremo ancora di più praticamente. Ulisse è l'uomo che sta sulla terra, che non ha i poteri sovrannaturali che ha Giove, ed è l'uomo che deve affrontare il confronto con gli altri uomini e deve affrontare il confronto con il mondo femminile, praticamente. Cioè è una persona normale che, se vuole avanzare, praticamente, se vuole posizionarsi, deve vincere o deve in questi due campi, praticamente. Ritorna a questo punto il mito, praticamente. Il mito di Ulisse è rappresentato in due poemi, l'Iliade e l'Odissea, praticamente. Tutti quanti al liceo ci siamo fatti una scorpacciata sia dell'Iliade sia dell'Odissea e anch'io ho subito questo percorso ponendomi una domanda all'epoca in cui studiavo l'Iliade e l'Odissea, no? Una domanda molto spontanea: ma a che serve leggere l'Iliade, a che serve leggere l'Odissea? Ma soprattutto,
quale è stato il movens, qual è stato il motivo per cui l'Iliade ha superato i secoli ed è attuale anche oggi, per cui l'Odissea ha superato i secoli ed è attuale anche oggi. Allora, forse bisogna dare una chiave di lettura diversa di questi due poemi, praticamente. Allora, l'Iliade non è tanto il racconto di una guerra, no? Che è vero che è durata un po' di anni, ma pensate, in quel periodo di guerre ce n'erano dappertutto, cioè gli uomini non facevano altro che guerreggiare, poi vedremo anche il perché. Allora, qual è il significato, qual è il messaggio che l'Iliade vuol dare alle popolazioni correnti, ai contemporanei di Omero stesso? Allora, l'Iliade vuole essere uno spaccato dei modi e dei comportamenti delle persone che esistevano a quell'epoca. E Ulisse, che è uno degli attori dell'Iliade, praticamente non fa altro che confrontarsi con gli altri uomini e alla fine uscirne vincente rispetto a tutti quanti gli altri. Quindi la guerra di Troia rappresenta il confronto vittorioso per Ulisse con il mondo maschile. Poi vedremo che invece l'Odissea rappresenta praticamente il confronto con Ulisse con il mondo femminile. Che cosa succede praticamente? Che cosa descrive appunto il poema Iliade nel voler descrivere il confronto con gli uomini? La guerra per il potere, non la guerra ed il potere, ma la guerra per il potere. Leggiamo questa frase tradotta da Omero: la solenne bellezza, l'irrimediabile emozione ed il perverso fascino che era stato un tempo la guerra e che sempre sarà. Non la scelta tra pace e guerra, ma la voglia e il fascino per ottenere il potere. E tenete conto che per millenni gli uomini hanno trovato nella guerra, nell'essere eroi di guerra, nel poter vincere le battaglie, la motivazione per realizzarsi e per collocarsi in un posto più elevato in quella che era la società in cui vivevano. E quindi l'Iliade non fa altro che descrivere tutta una serie di personaggi di quell'epoca con le loro personalità e con praticamente il loro posizionamento all'interno della società. Per cui Paride è lo strumento degli dèi, cioè la persona che viene influenzata da altri e che compie delle azioni di cui non sa neppure qual è la portata e quali sono gli eventi delle azioni stesse. Agamennone rappresenta il prepotente, colui che tutto vuole e che non accetta limiti al proprio impero. Achille rappresenta l'eroe che tutto può, ma attenzione che nella vita anche le persone che tutto possono comunque hanno un punto debole e basta scoprire qual è il loro punto debole per poterle praticamente sconfiggere, per poterle ammazzare. Quindi ciò che viene fuori praticamente è che tutti comunque siamo vulnerabili. Patroclo rappresenta l'amico del cuore, in quell'epoca tenete conto che i rapporti erano ammessi anche fra uomini, quindi Patroclo rappresenta la persona cara, la persona vicina. E infine Ettore rappresenta che cosa? Un eroe che oltre al coraggio ed alla lealtà univa in sé la generosità, una grande umanità ed un enorme cuore. Cioè questa figura che Omero pone al centro dell'Iliade vuole essere praticamente l'esempio da seguire per tutta quanta l'umanità. Cioè Omero pone a disposizione dell'umanità la figura di Ettore affinché essa possa costituire un punto di riferimento, possa costituire un esempio da voler seguire. Questa è un'interpretazione dell'Iliade, praticamente. Vediamo adesso l'interpretazione che si può dare dell'Odissea. La guerra di Troia è finita, grazie ad un marchingegno derivante dall'astuzia di Ulisse
i greci sono riusciti ad espugnare Troia, praticamente la guerra è finita, Ulisse riprende il ritorno verso la propria Itaca da cui era partito. Ora l'Odissea che cosa vede praticamente come personaggi? Vede ancora Ulisse e poi tutta una serie di donne che Ulisse incontra nel suo peregrinare e con cui Ulisse si raffronta. Il peregrinare di Ulisse non è altro che il passare degli anni, praticamente, un lento passare degli anni che Omero ci pone appunto come questo peregrinamento fra naufragi, fra problemi che si generano da parte di Ulisse e dei suoi compagni. E chiaramente, vedete, via vai diventa molto ma molto lungo perché deve rappresentare un po' tutti gli anni della vita nella vita di un uomo praticamente, dove le insidie non mancano, ma Ulisse riesce a vincere e sconfiggere queste insidie e dove praticamente Ulisse si rapporta con una serie di donne, Circe, Calipso, le sirene, Nausicaa e infine Penelope praticamente. Allora Circe che cosa rappresenta? Rappresenta la donna fatale che affascina ed ammalia gli uomini. E questo è un qualcosa che avviene nella vita di tutti quanti, sia di Ulisse che la nostra, che di qualsiasi altra persona. La donna che riesce ad annullare quella che è la personalità dell'uomo, degli uomini, fino a ridurre praticamente i compagni di Ulisse in trasformarli in porci praticamente, no? E alla fine riesce a mantenere questo stato di soggiogamento, solo che chiaramente Ulisse alla fine riesce a sconfiggere Circe e a ripartire dall'isola dove essa era situata. E anche qui incontra nel suo viaggio incontra le sirene. Le sirene che cosa rappresentano praticamente? Rappresentano le donne che attirano gli uomini, rappresentano la femme fatale, in cui praticamente l'uomo sa che intrecciando rapporti con queste persone può correre dei pericoli, può avere dei danni, però l'attrazione è tale che se non c'è praticamente un costringimento, una forza di volontà molto salda, l'uomo cede a questa tentazione e poi ne paga le conseguenze. Tant'è vero che la rappresentazione di Ulisse legato al palo della barca dai suoi compagni e il fatto che gli altri avessero le orecchie tappate di cera per non sentire questi richiami rappresenta appunto quella forza che noi dobbiamo avere per vincere determinate tentazioni. E dopo l'incontro con le sirene Ulisse incontra Calipso praticamente. Calipso nell'isola di Ogigia, una dea meravigliosa che gli permette, pur di rimanere con lei, l'eterna giovinezza. Che cosa significa questo praticamente? Significa che se Ulisse fosse rimasto con Calipso nell'isola di Ogigia, avrebbe rinunciato praticamente a realizzare quello che era il suo movens, quello che era il suo percorso, potremmo dire oggi, quella che è la carriera di un uomo. Per cui Ulisse ci resta per un certo periodo, però poi alla fine riesce, dopo un lungo periodo, riesce a ripartire e quindi a rinunciare anche a quella che è la promessa dell'eterna giovinezza fino ad incontrare praticamente Nausicaa. Nausicaa che cosa rappresenta nella vita di un uomo? Rappresenta l'amore giovanile, cioè nel frattempo gli anni sono passati, Ulisse è diventato anziano, potremmo dire, e chiaramente l'attrazione dell'anziano è per una donna giovane perché questo rapporto gli permette di
riconquistare vitalità, riconquistare interesse e riconquistare voglia di fare. Anche qui praticamente Ulisse viene accolto da Nausicaa, che lo porta a palazzo, rimane per un certo periodo e quindi vive intensamente questo amore giovanile praticamente. È l'amore della maturità, è l'ultimo degli amori, perché a questo punto Ulisse si rende conto praticamente che è diventato anziano e che è giunto praticamente alla fine del suo viaggio di individuazione, cioè questo capita in ogni individuo. E a questo punto qual è la scelta che fa Ulisse? Quella di ritornare praticamente ad Itaca, di ritornare dalla moglie che nel frattempo lo aveva aspettato, e una donna che aveva tutte quante le virtù che una moglie deve avere, no? Era bella, obbediente, saggia, riservata e fedele. E quindi c'è il ritorno a casa di Ulisse non senza problemi, perché comunque deve sconfiggere i proci che avevano occupato casa sua, e alla fine che cosa abbiamo praticamente? Che il ritorno ad Itaca per Ulisse significa l'appagamento delle sue aspirazioni, la necessità di ritornare all'origine, al suo primo amore, ai suoi primi affetti, in un porto sicuro, e quindi questo porta alla fine del viaggio di individuazione, che è un fatto che capita ancora oggi in tutti quanti noi, cioè via via, quando una persona poi diventa vecchio, ha bisogno di tranquillità, ha bisogno degli affetti, ha bisogno di non sentirsi solo e di abbandonare lo spirito di avventura che lo aveva connaturato fino a quel momento là. Quindi abbiamo queste due figure a confronto, il dio degli dei, praticamente Giove, ed Ulisse, no? Giove non entra in relazione con le persone, Giove le piglia o con la forza o con l'inganno, volenti o non lenti invece. Ulisse invece, attenzione, entra in relazione con le persone, cioè vive il rapporto in tutta la sua connaturazione e corre ogni volta una serie di pericoli, però questi pericoli poi vengono superati chiaramente nell'Odissea dal fatto che il racconto doveva continuare fino al raggiungimento di Itaca. Nella vita di tutti quanti questi pericoli vengono corsi, vengono superati, ci si cade, ci si ricade e così via, fino a che praticamente non si arriva all'età adulta. Ancora, e quindi capiamo bene qual è il messaggio che ha voluto dare Lidia, qual è il messaggio che ha voluto dare l'Odissea praticamente. Oggi, scritti oggi, rappresentano ancora una grossa attualità e rappresentano ancora qualcosa di significativo per chi legge questi romanzi. Ancora messaggi potevano essere inviati attraverso la descrizione di amori mitici, quali quello di Orfeo ed Euridice, o Eros e Psiche. Che cosa dice Orfeo ed Euridice? Che nella vita abbiamo la necessità di superare la disperazione in seguito alla morte di qualcuno che ci è caro, e che la difficoltà di rinascere o la difficoltà di rinascere per un amore finito. Cioè, seguendo, leggendo questo mito, troviamo la forza per superare determinate cose. Come il mito di Eros e Psiche, dove Eros rappresenta la sessualità più fisica e concreta, Psiche la parte più spirituale e ludica, che cosa ci insegnano? Che solo chi è tenace e sa superare le proprie debolezze e limitazioni può riuscire a coniugare sesso e sentimenti. E quindi questo è l'altro messaggio che questo mito vuole trasmettere praticamente. Quindi il mito è importante perché mostra il valore e l'importanza della sessualità nella vita di un uomo e nella vita di una donna ad ogni età. E tenete conto che l'uomo nei secoli ha sempre cercato
sistemi e sostanze che potessero potenziare le sue capacità amatorie. E non ultime, queste le ha cercate praticamente nel cibo. Se andiamo a vedere, c'è Ovidio nell'Ars Amatoria che fa una classificazione di quelli che sono i cibi definiti a quell'epoca afrodisiaci, quindi che potevano aumentare la capacità amatoria. I lampascioni, la rucola, le ostriche, i crostacei, le banane, le rane, il parmigiano, le uova, le fave, il peperoncino. Chiaramente il parmigiano è stato introdotto dopo Ovidio perché non esisteva a quell'epoca, ma era il formaggio e quant'altro, no? E tenete conto che questa ricerca era partita già nel 2800 avanti Cristo, quando questo imperatore cinese Shenong, che cosa faceva? Trovando nei campi un'erba che assomigliava alla coda di un cavallo, pensava che mangiando quest'erba potesse avere la stessa vigoria del cavallo. Ed in effetti questa teoria non era sbagliata, perché poi l'erba era l'efedra, che conteneva tutta una serie di sostanze efedrine e congenerici che effettivamente erano delle sostanze stimolanti e quindi davano questo tipo di effetto. Come pure il ginseng, che viene dalla lontana tradizione cinese, dove esiste un ginseng per l'uomo e un ginseng per la donna, laddove praticamente le radici dell'uno o le radici dell'altro ricordano il corpo dell'uomo o il corpo della donna. E nel Medioevo andava di moda la mandragora, praticamente, che doveva essere colta ed estirpata con tutta una serie di fatti abbastanza curiosi che ne tracciavano un poco quello che era un mito praticamente, no? E guardate questo, come l'Italia a un certo punto, no, nel Medioevo risulta meno evoluta rispetto agli altri paesi dell'Europa, perché i rimedi nella Francia rinascimentale erano, per potenziare l'attività sessuale, erano l'asparago, i carciofi, la cantaride macinata. Guardate nell'Italia medievale, attenzione, che risentiva molto dell'influenza della Chiesa. Ricordatevi il romanzo Il nome della rosa, praticamente, no? Come descrive bene quella che era la situazione dell'Italia rinascimentale, dove, vedete, i rimedi afrodisiaci erano unguendo a base di testicolo sinistro di capra di 3 anni, brandy, sperma di coccodrillo, insomma, cioè pensate un poco quanta cialtroneria c'era in una ricetta di questo tipo qui. Giacomo Casanova che cosa faceva? Faceva un uso smoderato di ostriche e un uso smoderato di donne praticamente. Si relazionava il tutto al fatto che le ostriche contenevano un'alta percentuale di zinco e che forse proprio lo zinco fosse il motore della sua irruenza sessuale. Come la Marchesa di Pompadour praticamente faceva utilizzo di cioccolato, di tartufi, di ostriche e crostacei per soddisfare praticamente Luigi XV, soprattutto quando col passare degli anni vedeva sfiorire quella che era la sua bellezza. E il cioccolato ha rappresentato sempre un qualcosa di afrodisiaco praticamente, no? Soprattutto se coniugato, no? Insieme ad un altro afrodisiaco naturale che si trova in Italia, tipico dell'Italia, che è il peperoncino rosso praticamente. Allora, questo connubio fra cioccolato e peperoncino rosso sembrava essere una delle ricette afrodisiache più efficaci e, se volete provare, praticamente è ancora tuttora disponibile, perché esiste praticamente il magnum al peperoncino, il gelato al peperoncino, dove appunto c'è cioccolato e peperoncino. Provare per credere praticamente questa cosa, no? E tenete conto che le ricette afrodisiache che vi ho citato praticamente vogliono essere un esempio di come si possa abbinare il piacere della gola a quello del sesso.
Ma a volte anche le ricette non bastano, bisogna accompagnarle con l'atmosfera giusta. E quando una coppia si trova nella giusta atmosfera, nel giusto momento, no? Che cosa c'è di meglio o di più dolce di scambiarsi praticamente un bacio, no? Il bacio è stato definito in tutti i modi praticamente, no? Uno dei modi in cui è stato definito un'apostrofo rosa tra le parole t'amo praticamente, ma vogliamo vedere realmente che cos'è il bacio, vogliamo vedere quali sono le meraviglie del bacio. Allora il bacio serve, ancora in una parte diciamo più o meno romantica, serve a far sì che l'uomo possa trasmettere alla donna una certa quantità di testosterone e quindi di renderla, diciamo di incrementare il suo desiderio, e contemporaneamente la donna trasmette all'uomo delle sostanze simili alle benzodiazepine che servono a calmare l'ansia da prestazione che l'uomo può avere in quel momento. Questa è un'interpretazione. Ce n'è un'altra molto più chimica che dice che il bacio serve soprattutto a mettere alla prova il carattere genetico del potenziale partner, cioè serve ad misurare quella che è l'immunocompatibilità, no? Tant'è vero che all'inizio ci si bacia molto molto più frequentemente e ci sono delle persone che poi uno non gli viene manco la voglia di baciarle praticamente perché appunto non c'è immunocompatibilità, e fate attenzione che dopo un po' la coppia non si bacia più. Perché? È perché è finito il carattere fisiologico del bacio stesso, che una volta che si è stabilita che l'immunocompatibilità esiste, non c'è più bisogno di ricordarselo in continuazione. Sono cose strane tutto. Da millenni il sapere filosofico, di sapere filosofico, amare, uccidere, avere fede in Dio, tradire un amico, sarebbero comportamenti dettati dal libero arbitrio e dalla propria anima. Qui viene fuori il discorso dell'anima praticamente, esiste l'anima, non esiste. A un certo punto si era fatto un esperimento anche dicendo che sì, l'anima esiste, pesa 21 grammi, perché quando una persona muore praticamente immediatamente il peso di questa persona diminuisce di 21 grammi. Esiste l'anima, allora è l'anima che condiziona praticamente quelle che sono le nostre sensazioni. Purtroppo dati recenti, no, hanno mostrato che ricerche sul cervello hanno mostrato che tali decisioni sono il risultato di un mix chimico regolato da una precisa programmazione cerebrale ed ormonale e dal codice genetico di cui si è in possesso. Attenzione, dal codice genetico di cui si è in possesso. Per cui tutto ciò che pensiamo, che facciamo, è il risultato di processi biochimici che vengono condizionati da ormoni, da neurotrasmettitori, da connessioni sinaptiche. E le stesse emozioni primarie, quali la felicità, la paura, la rabbia, la sorpresa, la tristezza, non sono altro che il risultato di queste interazioni di tipo biochimico che determinano reazioni di attrazione, reazioni di fuga, modificazioni praticamente di quello che è lo stato fisiologico dell'individuo stesso. E tutto ciò è ascrivibile dal punto di vista anatomico al sistema limbico presente a livello del sistema nervoso centrale, e la fisiologia delle emozioni praticamente in che cosa consiste? La percezione di uno stimolo emotigeno genera una serie di risposte complesse da parte dell'organismo che si esplicano attraverso l'attivazione di diverse strutture cerebrali. L'ipotalamo per primo, no? Dove praticamente l'ipotalamo determina una variazione della frequenza cardiaca,
una variazione della temperatura corporea, un innalzamento della pressione arteriosa, la sudorazione, l'incremento del ritmo respiratorio e la contrazione gastrica. Provate ad immaginare questo. Quando vi avvicinate o incominciate ad entrare in relazione con una persona che vi piace, con una persona che vi attrae, vi succede tutto questo praticamente. Incominciate a sentire quello che uno dice, il cuore in gola, non è altro praticamente che un incremento di quella che è la frequenza cardiaca. Incominciate a sentirvi più caldi perché avete un incremento pressorio e questo incremento pressorio praticamente determina vasodilatazione. Incominciate a sudare, vi incominciano a sudare le mani, incominciate ad avere difficoltà a parlare, vi manca il respiro, no? E poi vi passa immediatamente l'appetito praticamente, no? Quando una coppia si incontra o quando una persona si innamora, quello è il modo migliore, è la dieta migliore che può fare per dimagrire effettivamente, perché gli passa non ha più bisogno di mangiare, ha una forza smisurata, ha una capacità di attenzione che non aveva prima praticamente. Allora stiamo nella fase dell'infatuazione praticamente. In questa fase vengono coinvolti il mesencefalo che controlla i riflessi visivi ed uditivi e rilascia, attenzione, non un qualcosa di soft, non un qualcosa di spirituale, ma rilascia un neurotrasmettitore che si chiama la dopamina. Dopamina che è un neurotrasmettitore legato al piacere, quindi uno ha piacere di incontrare quella persona, ha piacere di stare insieme a quella persona, ha piacere di fare qualunque cosa praticamente insieme a quella persona stessa. E l'ipotalamo indica al corpo di inviare segnali di attrazione, per cui le pupille si dilatano praticamente, cioè tutta una serie comportamentale che è quella che gli antichi praticamente descrivevano come l'effetto di Eros, come l'effetto della freccia che Eros aveva scagliato e colpiva quell'individuo e gli procurava. Quelle sensazioni all'epoca, le stesse sensazioni oggi, solo che Eros praticamente diventa la dopamina. Oddio, è un po' sconcertante il fatto, è un po' poco romantico pensare a una cosa del genere, però Eros non è altro che il flusso o il firing dopaminergico che si genera nel momento in cui uno prova attrazione per una persona praticamente. E chiaramente che cosa succede? Che nella corteccia prefrontale mediale, no? Questo incremento del firing dopaminergico praticamente, no, incrementa quello che è il piacere, incrementa quella che è la passione, no? E ad ogni nuovo incontro aumentano i livelli di dopamina, intensificando il desiderio di chi? Intensificando il desiderio di quella persona lì. E qui ricompare, no, ciò che era invece attribuito a Pam, cioè il Dio che praticamente voleva tutto, il Dio che aveva il Dio dalla passione sfrenata e tutto. Quindi ritorna ancora che tutte quelle che erano le influenze, tutti quelli che erano i comportamenti ascrivibili a Pan sono praticamente il risultato di interazioni a livello di sistema nervoso centrale, a livello di un circuito neuronale che non a caso viene definito come il circuito della gratificazione. Ed è quel circuito che viene attivato ogni qualvolta noi compiamo un'azione che ci dà soddisfazione, per cui ci sentiamo soddisfatti. Quel essere soddisfatti non dipende dall'azione che abbiamo compiuto, ma dipende da quanta dopamina si è rilasciata a livello neuronale per quelle condizioni che si sono verificate. E anche qui esiste un proverbio che dice:
al buono ci si abitua subito, no? Perché? Perché ogni volta, per provare la stessa sensazione, noi dobbiamo rilasciare una maggiore quantità di dopamina che deve creare un firing dopaminergico di maggiore intensità a livello del circuito della gratificazione. Allora, la passione che cosa determina? A un certo punto, oltre al firing dopaminergico, ecco che interviene anche un incremento del firing noradrenergico e del firing feniletillamminico praticamente. No? La feniletillammina, no, rappresenta un ingrediente essenziale della passione perché induce uno stato di eccitazione e di vertigini simile a quello prodotto dalle anfetamine. D'altra parte, strutturalmente, la feniletilammina assomiglia alle anfetamine. Ed ecco che gli antichi descrivevano questo stato come l'influenza di Bacco, cioè il dio che permette di superare quelle che sono le regole, il dio della passione esuberante, il dio che ti permette di fare cose che altrimenti non avresti mai pensato di fare, il dio della passione senza limiti e senza controllo. È la feniletilammina o quella che è l'anfetamina endogena praticamente. E a questa prima fase qui, poi capite bene che una fase di questo genere qui produce uno stress cellulare non da poco, per cui la cosa può andare avanti per un certo periodo di tempo, ma chiaramente non può andare avanti all'infinito. Allora ecco che bisogna un po' calmare i bollenti spiriti praticamente, ed interviene la fase dell'attaccamento all'altra persona mediata da un ormone che è l'ossitocina, no? Responsabile degli slanci positivi verso un altro essere vivente, che aumenta e stimola i recettori cerebrali legati alle emozioni, creando la tenerezza praticamente. E in genere, no? Poi questa fase sfocia nel matrimonio praticamente, no? Questa fase sfocia nel matrimonio e al matrimonio praticamente ci si giura amore eterno finché morte non ci separi, no? Una volta si diceva così praticamente. Oggi le cose stanno cambiando, no? E in che modo, che cosa sta succedendo praticamente? Allora, subito dopo il matrimonio interviene la fase della fedeltà, dell'attaccamento alla propria sposa, quindi il ricordo di Penelope, è tutto legato a che cosa? Legato ad un altro ormone che è la vasopressina, che insieme all'ossitocina creano tenerezza e fedeltà. Perché? Perché la vasopressina è l'ormone legato alla memoria, cioè in genere uno ricorda solo le emozioni più belle, ricorda solo le cose più belle del passato, e praticamente la vasopressina rafforza la vicinanza verso il partner e spinge alla fedeltà praticamente, no? L'unione duratura praticamente, no? Allora che cosa interviene a questo punto? Interviene la corteccia cerebrale. Vedete, la neocorteccia viene definita sede della ragione praticamente, cioè è un qualcosa di una struttura evoluta rispetto a tutti quanti gli altri animali, la cui attività cerebrale porta al ragionamento, porta all'analisi di tutto ciò che ci succede intorno, praticamente ci permette di filosofeggiare, di scrivere, progettare strategie e comportamenti di vita, soprattutto adatti a relazionarsi con gli altri praticamente. No? E l'unione duratura, attenzione, no? È mediata da un'altra sostanza endogena, che sono le endorfine praticamente. Cioè le endorfine che cosa sono? Sono quelli che noi definiamo gli oppioidi endogeni, no? Sostanze che determinano calma, determinano tranquillità. Però attenzione, come determinano calma e tranquillità, determinano anche dipendenza,
No? Allora, se è il partner che ci stimola la produzione di endorfine e quindi ci conduce ad una vita calma, tranquilla e serena, chiaramente la vicinanza del partner è condizione essenziale per cui questa situazione possa esistere. È lo stesso principio per cui la persona dedita all'uso di morfina non può fare a meno di utilizzare la morfina. In queste coppie praticamente l'uno non può fare a meno dell'altro, anche se praticamente quelle che sono le emozioni si riducono come intensità, ma c'è questo reciproco sostegno e questa mutua sostenibilità, no? E molte delle coppie che vanno avanti in questo modo vanno avanti perché si è ingenerata in essi questa fase endorfinergica che sopisce le passioni ma crea la dipendenza l'una rispetto all'altra. Tanto è vero che queste coppie dove vanno a ritrovare il piacere? No? Vanno a ritrovare il piacere nel cibo. No? E molto spesso queste coppie trovano interesse nel variare il cibo. Io ricordo praticamente vecchie coppie che la mattina alzandosi facevano, dice, che mangiamo oggi? No? Ed era tutta una progettualità, già col piacere di quello che avrebbero mangiato, e finito di mangiare all'ora di pranzo, dice, allora che mangiamo stasera e così via? No? Allora, è un fenomeno che vede il passaggio dall'erotismo al gastroerotismo, cioè al piacere praticamente di quello che è il cibo. No? Quel famoso cingolato anteriore, no? Fisiologicamente media il comportamento emotivo, ma quando si altera il funzionamento del cingolato anteriore, ecco che cosa succede? Ridotta motivazione, mutismo acinetico, apatia profonda, abulia, linguaggio monosillabico, assenza di iniziative motoria e psichica. Sempre lo stesso circuito media le funzioni fisiologiche di risposte empatiche socialmente appropriate, e quando contemporaneamente i due circuiti interdipendenti saltano, che cosa ne viene fuori? L'impulsività, la labilità emozionale, una eccessiva irascibilità, un'incapacità di rispondere agli stimoli sociali in modo appropriato. E questo prelude praticamente a che cosa? Al fatto che col passare del tempo, praticamente, in genere dopo 40-60 mesi, il cervello si è assuefatto al cocktail di sostanze chimiche, ve l'ho detto prima, cioè il tono noradrenergico, il tono dopaminergico, il tono della feniletilammina non può andare avanti in maniera accentuata per troppo tempo, perché sennò si crea stress cellulare praticamente. Scatta l'orologio biologico dell'innamoramento che ci fa desiderare e sopportare il partner come in un contratto naturale a termine, termina dunque la fase della passione, e se non è intervenuta la fase endorfinergica, molte coppie scoppiano a questo punto praticamente. No? Perché si cambia partner? Perché succede questo? Per cercare quello giusto? Per una nuova libertà? No, è tutto un problema di tipo genetico praticamente, perché siamo monogami ma seriali praticamente. No? E tenete conto che la genetica d'ora in poi ci permetterà di conoscere tutta una serie di altre cose. Per esempio, ci permetterà di vedere se una persona è portata al tradimento o meno. Cioè non è un'azione volontaria, ma è la risposta a determinati geni che vengono posseduti. Oppure il modo di vestirsi di una persona, sì, dipende in parte dal voler apparire, ma molto dipende da quello che è il tono ormonale che quella persona ha in quel momento. Quindi vedete che tutti i comportamenti che noi pensiamo dipendano da un nostro libero arbitrio sono invece condizionati da un mix chimico praticamente. E per
valutare tutto questo in attesa delle analisi genetiche, praticamente, una delle cose che possiamo misurare è l'indice eudismico. Che cosa significa? Se alzate le mani, praticamente, un attimo, no? E vedete se l'anulare è più lungo dell'indice, praticamente, no? Avete una predisposizione a dominare, una predisposizione alla sessualità, siete considerati più attrattivi e più seducenti. È una prova che potete fare immediatamente tutti quanti, praticamente. No? Quindi parlavamo di due facce della sessualità, no? Una dicibile, l'altra che esiste praticamente, ma che noi non ammettiamo per una serie di condizionamenti che abbiamo avuto, no? Ma su queste facce interviene che cosa? Interviene la chimica farmaceutica a questo punto, praticamente, no? Perché? È perché abbiamo visto Pan che cosa rappresentava, il desiderio sfrenato, la potenza, no? E beh, abbiamo sostituito Pan con Pan il chimico, cioè con gli inibitori della fosfodiesterasi 5, praticamente, il Cialis, il Viagra, il Levitra. Cioè pensate che il Cialis è attivo per 36 ore, quindi pensate quale potenza abbia questo tipo di farmaco. Il Cialis che rappresenta Pan da una parte, e che coniuga anzi Pan da una parte e Priapo dall'altra, praticamente, no? Tant'è vero che potremmo parlare di una magia del Viagra. Cioè, che cosa significa questa magia del Viagra e del Cialis successivamente, no? Permette praticamente di incrementare quelle che sono le proprie capacità. E questo ha determinato, no, il formarsi di nuovi costumi sociali, praticamente, no? Le sorprese più importanti in temi di cambiamento amorosi e sessuali appartengono a uomini e donne che hanno superato la soglia magica dei 50 e sono pronti a vivere con grinta e in benessere la loro nuova giovinezza, praticamente. Il 51% degli uomini ha una partner fissa più giovane. Quindi superata la fase critica dei 50 anni si ricomincia una nuova vita, e oggi è sempre più facile incontrare coppie in cui la differenza di età non è più quella dei 10 anni prescritta dai vecchi canoni, ma in cui ci possono essere tranquillamente 20 o 30 anni di differenza, tanto c'è Pan il chimico che sopperisce a quello che è la fisiologia dell'organismo stesso. E quindi la sessualità dichiarata in crisi nelle generazioni dei 30-40 anni trova nuovo slancio nelle generazioni superiori, soprattutto degli over 65, praticamente. E qual è il risultato di tutto ciò, no? Il risultato di tutto ciò è il progresso che abbiamo avuto nel mondo della medicina, è stato questo, che l'aspirazione dell'umanità, no, è stata quella di vivere e quindi di aggiungere anni alla vita, cioè nessuno vuole più morire, tutti vogliono vivere più a lungo, però nel momento in cui si è realizzato questo, tant'è vero che l'età media delle persone è aumentata notevolmente, se pensate che negli anni 70 in Italia, che è uno dei paesi più longevi che esiste al mondo, l'età media delle persone era di 65 anni e nel 2000 l'età media delle persone è diventata di 80 anni, quindi abbiamo avuto un incremento di vita di 15 anni in soli 30 anni. Dopo questo la società ha cominciato a chiedere: ma a me non basta vivere più a lungo, ma voglio vivere bene gli anni che mi vengono aggiunti alla mia vita, e quindi chiede non solo anni alla vita, ma chiede anche vita agli anni. E questo è un movimento che stimola la ricerca, che stimola il mercato, che stimola tutta quanta la società, tant'è vero che è venuta fuori una nuova
dove NIS sta per New Young 60-70, no? I nuovi giovani che vanno dai 60 ai 70 anni. Vediamo chi sono questi NIS. Sono quelli della grande età, i post adulti, perché anche qui è cambiato il lessico, cioè uno prima diventa adulto, poi diventa post adulto, poi diventa anziano e poi diventa vecchio, finalmente diventa vecchio, no? Quindi sono persone non più giovani e non ancora vecchie, tra i 60 e i 75 anni, perché la vecchiaia interviene dopo i 75 anni, che hanno lavorato, cresciuto i figli, pagato il mutuo ed ora, muniti di qualche risparmio, chiaramente questa slide è di un paio di anni fa, quindi anche qui la situazione sta cambiando praticamente, abbastanza energie e molto tempo libero vanno a caccia di un loro ruolo e soprattutto di una loro nuova identità. In Italia sono circa 10 milioni, quindi non è un qualcosa da trascurare, un folto gruppo intenzionato a distinguersi dai veterononni e determinato a sottrarsi a quella rappresentazione smielata ed offensiva che li vuole solo alle prese con dentiere, pannoloni, giornate al parco e nipotini praticamente. Chi sono? Tenete conto che nel 2002 la percentuale dei NIS in Italia era del 24,5%, nel 2025 sarà un terzo della popolazione. E questi NIS sono sani e posseggono un buon reddito, prediligono il consumo al risparmio, ricercano il comfort e l'autonomia personale, adoperano grande flessibilità nella gestione del tempo libero di cui dispongono, viaggiano, fanno sesso e tanti progetti, sono una fascia trainante e una fascia che, se leggete insieme a me queste due frasi, vedete come sono attuali, sono passati dalla nostalgia del passato alla curiosità di quello che gli aspetta, dalla stabilità al cambiamento, dal fatalismo al progetto, cioè piuttosto che dire se avessi potuto avrei fatto, invece possono progettare di fare, no? Sono passati dalla cultura del purtroppo alla cultura del finalmente, però attenzione, purché venga conservato lo stato di salute e di benessere. Questa è la rappresentazione di alcuni NIS, anche quest'altra è la rappresentazione di alcuni NIS, persone che 30 anni fa non potevano permettersi di avere questi atteggiamenti perché sarebbero stati anche bollati dalla società stessa, mentre oggi vengono accettati. Questa è la rappresentazione di un'altra coppia di NIS, anche se a volte per fatti fisiologici devono cambiare per forza gli interessi e rivolgersi al gastroerotismo, come vi dicevo prima, piuttosto che all'erotismo. Che cosa dice la moderna medicina? Perché anche la medicina ha dovuto cambiare praticamente, ha dovuto crearsi nuovi orizzonti. Beh, la moderna medicina dice che fare sesso spesso e volentieri, ma con la stessa donna, aiuta a proteggere dall'infarto, no? Oppure, sempre la medicina moderna dice che una buona vita sessuale migliora la salute del cuore, combatte la depressione, aumenta le difese contro il dolore, irrobustisce il sistema immunitario. Soprattutto perché è certo che... Vi ringrazio per l'attenzione. Non ci vedo la stessa. Allora, grazie al professor Novellino per questa affascinante presentazione. Immagino ci saranno domande dal pubblico. Chi ha il coraggio più che altro? Ecco, un primo. Ho un po' l'impressione
queste bellissime, interessantissime osservazioni sicuramente scientifiche, ci sia un qualcosa che del tutto scientifico non è, che semmai è un po' scientista forse più che scientifico, nel senso che, non so, si può anche osservare che sono diminuite le cicogne, è diminuita la natalità, quindi è vero che le cicogne portano i bambini. Bisogna stare un po' attenti. Il fatto che avvengano tutti questi fenomeni biochimici e quindi fisiologici è una cosa interessantissima e quindi anche importante, ma da vederla come causa, a vederla come fattore, diciamo come strumento, ci può essere differenza. Quindi qui si va nell'interpretazione. Va bene, va benissimo. Detto questo, va benissimo, ho trovato molto interessante. Appartengo a una vecchia generazione. Dobbiamo aspettare che la nuova generazione che si occupi dobbiamo aspettare che ci sia un altro. Qui a questo punto deve essere un cambio di tipo ormonale, no? Lo studio della parte degli ormoni femminili che governeranno i processi biochimici altrettanto dovrebbe. Però cioè, lasciamo male. Lasciamo. Una domanda più generale. Da come da questa presentazione, ma da come anche è in dubbio, per esempio, è in dubbio che, ad esempio, tra tutte le scienze, la chimica farmaceutica e la farmacia è quella che più ha avuto un risalto culturale negli ultimi 30 anni, cioè spesso si sono scritti saggi di generazioni dominate da questa o quella molecola. Una domanda che le faccio, secondo lei, quanto il futuro della ricerca scientifica passi per la somministrazione del farmaco piuttosto che per la sua assenza? Voglio dire, stiamo andando in un periodo in cui anche a persone sane prescriveremo farmaci per qualsiasi motivo, per magari per stare meglio oppure per prevenire, perché anche la prevenzione è importantissima, oppure stiamo andando ad esempio verso una fase più, ad esempio, ingegneria genetica in cui faremo a meno del farmaco, inteso come una soluzione comunque temporanea per arrivare a esseri paradossalmente perfetti che dal giorno della nascita fino alla morte non prenderanno mai un farmaco.
è che siccome tutti quanti i farmaci che noi abbiamo scoperto sono farmaci che curano i sintomi, minimizzano i sintomi delle patologie, ma non curano la causa delle patologie, beh, noi oggi siamo stati in grado in pochi anni di trovare farmaci per quasi tutti quanti i sintomi delle patologie e in molti casi abbiamo anche per una stessa sintomatologia correlata ad una determinata patologia, abbiamo anche più classi di farmaci con efficacia diverse. Quindi potremmo dire che siamo arrivati in un momento di stallo, no? In cui dobbiamo passare dalla medicina sintomatica a quella che è la medicina che cura le cause delle patologie stesse. E le cause delle patologie sono ascrivibili ad errori di trascrizione a livello di DNA praticamente, cioè un errore di trascrizione che determina per esempio una iperespressione di una proteina enzimatica, chiaramente altererà il metabolismo di quella cellula, altererà il metabolismo di quel tessuto e di quell'organo e quindi mi produrrà quella che io definisco patologia che si manifesta con determinati sintomi. Però capisci bene che per arrivare a questo ci vuole ancora tempo, cioè la decodificazione del genoma umano è qualcosa che risale a pochi anni fa, ma soprattutto noi dobbiamo riuscire a capire ogni spezzone di genoma umano che cosa codifica e a che cosa serve ciò che esso ha codificato. E questo richiederà ancora del tempo per poter arrivare a questo tipo di medicina in cui purtroppo noi non la vedremo, credo, no, della mia generazione non la vedranno, io vi auguro che la potete vedere voi, in cui veramente si potrà andare a uno stato, non diciamo di immortalità, perché poi i fenomeni di senescenza comunque esistono, ma ad uno stato in cui la vita potrà essere prolungata per un tempo maggiore fino al limite dei 120 anni che oggi si dica possa rimanere in essere un determinato individuo, però questi 120 anni potranno essere vissuti in buona salute, no? Tenendo conto però di un fatto, che nel frattempo che cosa si sta sviluppando? Si sta sviluppando a fianco alla farmacoterapia riparatrice, questa che cura le malattie in questo momento attraverso i sintomi, più in là attraverso le cause genetiche che la determinano, si sta sviluppando un'altra farmacoterapia, che è la farmacoterapia performante e che risponde quella doppia esigenza della società. Prima la società ha voluto che fossero aggiunti anni alla vita, adesso la società vuole che si aggiungano vita agli anni, no? E questa farmacoterapia performante è una farmacoterapia che sta pigliando sempre più piede praticamente, perché effettivamente ti permette di minimizzare attraverso l'impiego di un determinato farmaco quelli che sono i danni dovuti alla fisiologia del tempo che passa praticamente. E quindi in questo discorso c'è tutta una serie di farmaci che stanno venendo fuori che vengono chiamati i farmaci per le persone sane, cioè persone sane nel senso che persone che non sono in condizioni di patologia, no? Ma che vogliono avere una qualità di vita che sia più performante, no? Oppure i lifestyle drugs, cioè i farmaci che tentano di correggere stili di vita che non sono affatto appropriati secondo che il canone normale metabolismo di un individuo. Stanno venendo fuori per esempio i farmaci contro la shopping mania, ti faccio degli esempi, i farmaci per cancellare i cattivi ricordi, i farmaci per incrementare le capacità mnemoniche, cioè stanno venendo fuori tutta una serie di farmaci qui che servono praticamente, e torniamo al discorso che facevamo prima, a dire sì, il pensiero esiste, i sentimenti esistono e tutto, però comunque alla fine sono il risultato, si estrinsecano attraverso determinati firing che vengono sviluppati a livello.
cerebrali. Quindi diciamo che la chimica farmaceutica ha fatto grossi avanzamenti in questo periodo, ma perché è avvenuto questo? Cioè non è che i chimici farmaceutici sono diventati più bravi a un certo punto, ma i chimici farmaceutici hanno usufruito del fatto che determinate discipline generali sono diventate molecolari. Ti faccio un esempio, la biologia, no? Se non fosse diventata biologia molecolare, tale da permettermi di capire a livello molecolare che cosa avveniva in una cellula, io non avrei avuto praticamente il target dove poter costruire un'interazione. La farmacologia nel frattempo è diventata da farmacologia sull'animale integro. Pensate, prima i diuretici, no? Sapete come si saggiavano? Si pigliavano i cani, gli si somministrava il diuretico e si vedeva quant'era il volume urinario escreto praticamente, no? Oggi la stessa farmacologia, da farmacologia sull'animale intero, da farmacologia sull'organo isolato, da farmacologia su fettina di tessuto, da farmacologia cellulare è diventata anch'essa farmacologia molecolare. E quindi chiaramente si sono capiti a questo punto le sedi di azione di un farmaco, si è capito il meccanismo d'azione di un farmaco, dove il meccanismo di azione di un farmaco non è altro che modo di sostituire attraverso il farmaco quella che è una sostanza endogena che assolve a quel determinato processo. Allora, una volta che si sono chiariti tutti questi aspetti, ecco che attraverso il miglioramento anche delle tecniche di sintesi, attraverso quella che poi è stata l'evoluzione dell'informatica che ha permesso di trasferire in una realtà virtuale quella che è la realtà reale, ecco che la progettazione, la sintesi e tutto è divenuto qualcosa di molto più semplice e, attenzione, si è abbandonata la ricerca nel campo farmaceutico fatta per serendipiti, dove per serendipiti significa per caso, e si va praticamente in una ricerca mirata dove gli aspetti farmacodinamici diventano certi, quelli che rimangono da chiarire sono gli aspetti farmacocinetici, cioè la possibilità poi che quella determinata molecola arrivi effettivamente dove uno pensa di farla arrivare, ma quando poi arriva lì l'interazione è certa e i risultati già si conoscono, sia dal punto di vista qualitativo ma soprattutto anche dal punto di vista quantitativo, e questo è stato il grosso vantaggio di cui abbiamo usufruito tutti quanti. Va bene. Allora, vi ringrazio ancora tutti. E comunque ricordo, sarà professore ospite della scuola anche l'anno prossimo, quindi ne potete approfittare, soprattutto gli studenti, anche a margine di questa presentazione, per chiedere curiosità.